Cosa avrebbe detto un vecchio moffettese incontrando quest'oggi il sindaco Mauro Ragusea? Avrebbe detto: figlio me, sono contento che si è fatto carrivo. Auguri. Molfettesi si nasce anche dall'altra parte dell'oceano e molfettesi si resta anche a prescindere dalla lingua che si parla tutti i giorni. Anche perché a Little Ferry, New Jersey, a pochi chilometri da New York, l'idioma molfettese è quello più parlato. Un abitante su quattro ha origini molfettesi e non è un caso che il sindaco si chiami Mauro Raguseo. Il nonno e il padre partirono per gli Stati Uniti negli anni 60 e oggi lui torna a Molfetta insieme alla moglie Valeria. Sono molto orgoglioso di Molfetta. Molfetta è la città di miei nonni, di mio padre, di mio zio. E quando ritorno è sempre c'ho un feeling che sto a casa. Veramente una città speciale e grazie a tutti quelli che stanno qui oggi, questo è stato un grande onore e spero di ritornare un giorno con i miei figli, spero un giorno, per imparare a loro la cultura molfettese e la storia di questo grande paese. Grande il lavoro di Roberto Panzini dell'Associazione Culturale All Movie, che nel corso di uno dei suoi viaggi negli Stati Uniti ha allacciato con Raguseo un rapporto di profonda amicizia, che ha riportato in Puglia Mauro e Valeria. Ad accoglierli, nella sala del Museo Diocesano di Molfetta, Monsignor Domenico Amato, vicario della Diocesi di Molfetta Giovinazzo Ruvo e Terlizzi, e Pietro Centrone, da sempre anima della stretta connessione tra i molfettesi nel mondo e la madrepatria. È veramente emozionante, ecco, vivere questi momenti, perché dice come la nostra città è una città che è aperta veramente sul mondo. Don Tonino, quando girava per i suoi viaggi, diceva: in ogni angolo del mondo ho sempre incontrato un molfettese, in ogni aeroporto c'era sempre qualcuno, in un aeroporto del mondo, non d'Italia, c'era sempre un molfettese che mi chiamava. È successo moltissime volte. Questo dice veramente la laboriosità e dice anche come i molfettesi hanno questa capacità cosmopolita. Nel 2002, proprio accompagnando mio suocero Angelo Alfonso Mezzina a ricevere il premio dell'anno, l'uomo dell'anno ad Hoboken, in un incontro nel quale rappresentavo ufficialmente il Consiglio Comunale di Molfetta, ero consigliere al Comune di Molfetta e presidente della Commissione Cultura, sentendo i tanti molfettesi, ebbi proprio l'idea di far sì che questo rapporto, questo ponte fosse istituzionalizzato e tornando a Molfetta al Consiglio Comunale proposi la data del 9 settembre, il giorno dopo la Madonna dei Martiri, per festeggiare, come diceva Lucrezia, l'orgoglio dell'emigrante molfettese, il Molfetta Day. Certo, quella manifestazione ha bisogno ancora di essere rafforzata nei contenuti per essere e per divenire una tappa nel rapporto, Lucrezia, non immaginario, perché è rimasto immaginario, ma reale. E qui l'associazione Molfettesi al mondo di Molfetta ha un ruolo e una funzione vitale che andrebbe sostenuta e supportata dall'amministrazione comunale anche in quell'idea che San Cardinio ha avuto di una consulta generale dei molfettesi nel mondo qui a Molfetta. Per Raguseo, da parte dei molfettesi, tanti regali e una promessa: continuare a tenere alto nel mondo il nome di Molfetta.